terapia cranio sacrale. Lo facciamo con un'esperta, Maria Antonietta Bonanno. Buonasera. Buonasera a voi. Fisioterapista, ha uno studio che già dal nome, insomma dal titolo potremmo dire, ci dà tante indicazioni importanti, perché si chiama Postura e Globalità, e credo che soprattutto la globalità fa, come dire, ci fa riflettere un attimo, no? Quindi è un po' la parola che rispecchia la visione con cui vi approcciate. Sì, assolutamente. Noi cerchiamo di avere un approccio a 360 gradi. Non pensiamo che i problemi posturali nascano soltanto da un problema muscoloscheletrico, ma andiamo a esplorare anche quelli che sono sicuramente tutte le patologie viscerali, metaboliche, e anche gli aspetti psicologici se ci sono, con un'equipe chiaramente. Ricordiamo che Maria Antonietta Bonanno insegna anche, ha un'esperienza universitaria, sì, importante. Diciamo, insegna in sia alla Sapienza che a Tor Vergata, anche con università estere, sempre nell'ambito delle terapie manuali. Benissimo, e allora adesso entriamo un po' dentro questo discorso. Allora, sappiamo che la terapia craniosacrale, questo poi lo riprenderemo più avanti, parte già dalla più tenera età, volendo, no? Assolutamente. Perché ci spiegava prima fuori onda, insomma, che le ossa, questa credo sia un'informazione importante da dare, che non so in quanti conoscono, le ossa del nostro cranio sono un po', come dire, le zolle tettoniche, sono in continuo movimento, no? Assolutamente, questo è il paragone più vicino alla realtà. Cioè, in effetti, fino appunto agli anni Ottanta si pensava che le ossa del cranio fossero completamente saldate e quindi non ci fosse nessun tipo di modifica dopo i due anni di età. Sì. In realtà alla fine degli anni Ottanta è stato dimostrato alla Michigan State University negli Stati Uniti che le ossa del cranio in realtà si possono muovere e avere un minimo di mobilità reciproca per tutta la vita. Qual è diciamo l'effetto pratico di tutto questo? Certo. Certamente, che quando parliamo delle ossa del cranio stiamo parlando delle ossa della faccia, delle ossa della testa, delle ossa della bocca, degli occhi pure. Certo, perché tutto quello che sta nella testa è influenzato dalla posizione di queste ossa. Quindi parliamo degli occhi e della vista, parliamo dell'udito, dell'occlusione, della masticazione, della funzionalità dei dolori, per esempio trigeminali, della funzionalità del nervo facciale, ma anche della postura, perché alcuni nervi cranici che appunto sono presenti e partono dal cranio raggiungono i muscoli del collo, quindi problemi cervicali, problemi posturali e addirittura problemi digestivi, perché un nervo che si chiama nervo vago arriva praticamente all'intestino, allo stomaco e in tutte le nostre strutture viscerali, quindi influenza tutta la funzionalità viscerale. Ecco, questo è un po' un esempio di quello che accennava prima la dottoressa, cioè della visione globale, no? D'insieme. Oh, e poi ovviamente, come accennavo prima io, ci sono, come dire, delle patologie già presenti nel bambino molto piccolo, nel neonato. Assolutamente, molto spesso patologie che noi troviamo nell'adulto sono in realtà presenti a livello di quello che sono le disfunzioni del sistema craniosacrale già nel neonato, già alla nascita, tant'è che in alcuni paesi si fa un controllo proprio alla nascita. E la correzione apportata nei primissimi mesi di vita è assolutamente benefica, in quanto nell'adulto se c'è appunto una compressione o c'è un piccolo trauma, l'osso non cambia la sua forma, mentre invece nel bambino si deforma. Certo. E molto spesso infatti noi ci occupiamo proprio di deformità craniche di bambini che hanno anche visibilmente delle forme della testa un po' particolari dovute alla gravidanza o al parto. Oh, ma chi se ne accorge di queste queste forme particolari? Paradossalmente, dagli studi i genitori sono quelli che sono più attenti ad accorgersi di questa cosa, anzi molto spesso i medici non, anche perché i medici in realtà lavorano moltissimo, il bambino lo vedono per pochi minuti, insomma, ma in realtà chi ci sta più tempo lo vede di più, lo guarda di più e con tanto amore si accorge anche di tutto, no? Nota ogni piccolo particolare e quindi anche questo, e lo porta poi all'attenzione degli specialisti, insomma. Esatto, ovviamente, infatti c'è proprio un discorso da fare, organizzate anche dei convegni tra non specialisti, sì, vero? Sì, stiamo per la prevenzione, insomma, per quanto riguarda queste deformità craniosacrali infantili e il loro riconoscimento. Assolutamente, perché appunto, come dicevo, ci sono dei bambini che già nascono con queste, diciamo, malposizionamenti delle ossa craniche che danno appunto queste deformità craniche, ma ci sono anche dei bambini che
sviluppano le deformità craniche dopo la nascita, in quanto si trovano a essere posizionati da parte dei genitori sempre nella stessa posizione per vari motivi, perché magari il bambino la gradisce o perché appunto viene applicata in maniera estremamente, come dire, blanda, no, al contrario, no. Ah, dura. Dura, diciamo, estremamente attenta a quello che è la prevenzione della morte in culla, che viene giustamente, che va assolutamente applicata, cioè il bambino deve dormire a pancia all'aria perché diminuisce il rischio di morte in culla, però quando è sveglio e ben sorvegliato magari può cambiare posizione a seconda, certo, dell'età, può fare delle attività motorie, che ci sono poi tutta una serie di consigli che poi abbiamo appunto fornito e che sono che è possibile visualizzare per chi certo va a vedere questa intervista sui social, insomma. Assolutamente sì. Benissimo, infatti non a caso, per chi volesse un po' approfondire tutto questo discorso, ricordiamo che esiste un sito che è www.studioposturaeglobalita.it che fa riferimento direttamente, sì, sì, allo studio di Maria Antonietta Morano. Ricordiamo, una fisioterapista di base con appunto questi studi. Sono specializzata in osteopatia e posturologia e poi ho seguito tutti i corsi di terapia craniosacrale e manipolazione viscerale, appunto le insegno da 20 anni, insomma. Molto bene, quindi è importante fare un po' di quello che abbiamo cercato di fare in questi minuti, insomma, di divulgazione, assolutamente, e sensibilizzazione. Perché, sì, sì, perché sicuramente i genitori sono quelli che sono più a contatto e quindi quelli che possono fare di più per i bambini in questa situazione, insomma. Esatto, in un'ottica sempre e comunque di prevenzione. Ricordiamo, lo studio si trova a Piazza Civitella Paganico 1, nella zona Nuovo Salario. Siamo praticamente di fronte a Villa Salaria. Esattamente. Quindi per qualsiasi, ovviamente, informazione, qualsiasi consulto, ma anche semplicemente per altre tipologie di problematiche legate alla schiena, alla postura, insomma, c'è sempre questo approccio globale, come l'ha definito Maria Antonietta, questo approccio olistico. Lo avete sentito? Si può scrivere anche alla mail info@cspg.com. Comunque tutte informazioni che troverete, c'è anche il sito www.cspg.it. Grazie Maria. Grazie. Grazie a Maria Antonietta Bonanno.